La vita sulla Terra è piena di variazioni cicliche, tra il giorno e la notte, l'alternarsi delle stagioni e il flusso e il riflusso delle maree. Molti di questi cambiamenti avvengono in periodi relativamente brevi e possono essere previsti con precisione, ma altri cicli interessano il nostro pianeta su intervalli ampi e possono essere più difficili da prevedere. Tuttavia, c'è un ciclo climatico che sicuramente ti influenzerà, l'oscillazione sud e il Niño, meglio conosciuta come il Niño e la Niña. Sebbene il Niño e la Niña abbiano origine nell'Oceano Pacifico, il loro impatto è percepito quasi ovunque sulla Terra e, secondo alcuni dati, gli effetti più forti stanno diventando sempre più comuni. Negli ultimi decenni, alcune delle conseguenze distruttive sono state inondazioni, siccità, carestie e morie di massa della fauna marina. In effetti, un grave El Niño nel 1998 ha causato la morte di circa il 16% delle barriere coralline del mondo, dando il via a un cataclismatico evento di sbiancamento che persiste tuttora. L'Enso è globale e avrà senza dubbio un impatto su di voi. Enso sta per El Niño Southern Oscillation, cioè oscillazione meridionale di El Niño. Cosa sono El Niño e la Niña? Perché sono collegati? E quali sono i loro impatti globali? Siamo Spaziomatic e oggi vi presentiamo un affascinante ciclo climatico che è diventato leggenda secoli prima che la scienza lo spiegasse. Se pensate che il nome El Niño suoni più come un nome popolare piuttosto che come un fenomeno scientifico, avete già intuito qualcosa. Nel XVII secolo i pescatori notarono periodi di acque più calde e di scarsa pesca che raggiungevano il culmine nel periodo natalizio. Lo chiamavano El Niño de la Navidad, che significa il bambino di Natale. Solo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, gli scienziati iniziarono a collegare una serie di eventi regionali apparentemente scollegati tra loro e sparsi per il pianeta. Verso la metà del XX secolo si scoprì che non si trattava di eventi regionali, ma di fasi di un fenomeno ciclico globale chiamato oscillazione El Niño Sud. L'Enso fluttua con un intervallo medio di 5 anni, anche se il ciclo può durare da 2 a 7 anni. Sono decenni che seguiamo questi cicli, ma sono in atto da molto più tempo. Per capire perché si verifica l'oscillazione El Niño Sud, vediamo innanzitutto cosa succede nell'Oceano Pacifico in condizioni normali. I venti soffiano lungo l'equatore da est a ovest. Questo è il prodotto della forza di Coriolis, causato dalla rotazione della Terra. Se la Terra non rotasse, l'aria circolerebbe da nord a sud, dai poli ad alta pressione verso la regione più calda e a bassa pressione dell'equatore. In realtà, l'aria circola dai poli, ma si piega quando si avvicina all'equatore, in una fascia circonferenziale che si estende per 30 gradi a nord e a sud dell'equatore. Talvolta nota come latitudine dei cavalli, l'area dell'emisfero settentrionale devia verso sud-ovest e quella dell'emisfero meridionale verso nord-ovest. Questo canale di aria che si muove verso ovest è chiamato aliseo. Quando gli alisei soffiano verso ovest attraverso l'Oceano Pacifico, trascinano l'acqua calda delle coste del Sud America verso l'Asia. Mentre quest'acqua calda si sposta verso ovest, l'acqua più fredda sale per sostituirla, un fenomeno chiamato upwelling. Quest'acqua fredda è ricca di sostanze nutritive che alimentano il fitoplancton, che a sua volta sostiene gli ecosistemi di pesci e tutto ciò che se ne nutre. Come si può immaginare, uno shock a questo sistema avrebbe un grande effetto domino sulla vita marina. Se queste sono le condizioni normali nell'Oceano Pacifico, pensate a El Niño come a uno sconvolgimento della normalità. Durante El Niño, gli alisei si indeboliscono. Rallentando, l'acqua calda che fluirebbe verso l'Asia si accumula invece vicino alle coste americane, con conseguente minore risalita di acqua fredda. Questo, a sua volta, crea una zona di aria e acqua calda più a est nel Pacifico. Con una minore risalita, i pesci che si nutrono del fitoplancton migrano o muoiono. La corrente a getto del Pacifico che attraversa il Nord America si sposta verso sud rispetto alla sua posizione normale. Di conseguenza gli Stati Uniti settentrionali e il Canada tendono a diventare più caldi e secchi, mentre la costa del Golfo negli Stati Uniti e alcune parti della costa sudamericana diventano più umide. Il Perù e l'Ecuador ricevono i mesi più umidi da aprile a ottobre e, durante gli anni di El Niño più gravi, le piogge e le inondazioni in queste regioni possono essere catastrofiche. Durante il grave El Niño del 1997-1998, devastanti inondazioni hanno bombardato il Perù, facendo crollare ponti e seppellendo intere baraccopoli sotto uno strato di fango spesso un metro. In totale, un quarto di milione di persone furono sfollate dalle loro case. La regione di Tumbes, normalmente arida, ha ricevuto un'incredibile quantità di precipitazioni pari a 16 volte la sua media annuale.
al di fuori delle Americhe, El Niño scatena una serie di effetti domino che alterano significativamente il clima in tutto il mondo. L'aumento delle precipitazioni in Sud America coincide tipicamente con un periodo di siccità pronunciata in Asia meridionale e in Australia. In India si sono registrate gravi carestie e in Australia un ritardo nella stagione dei monsoni può portare a incendi massicci e distruttivi. A causa delle vaste distese di pascoli, gli incendi di boscaglia in Australia sono tra i più distruttivi del pianeta e si teme già un evento che potrebbe verificarsi verso la fine del 2023. I leader sono comprensibilmente preoccupati viste le recenti tendenze al riscaldamento. Forse ricorderete che nel 2020, in un anno senza El Niño, gli incendi hanno provocato scene apocalittiche da incubo, lasciando 50 milioni di acri di terra carbonizzati in Australia. L'India è una vera e propria polveriera su cui El Niño incombe come un proverbiale lanciafiamme, quindi i funzionari locali sono saggi nel prepararsi al peggio. Su scala globale, la temperatura media della superficie durante El Niño aumenta di 0,1 gradi centigradi. Ma non tutti gli eventi El Niño sono gravi, alcuni possono essere piuttosto lievi, cosa da tenere a mente prima di andare nel panico. La durata media di El Niño va dai 9 ai 12 mesi, ma in rare occasioni sono durati anni. Il clima mondiale è un sistema piuttosto complesso che risponde in base alle condizioni in quel momento e periodo, quindi gli effetti di El Niño sono meglio compresi in relazione a ciò che sarebbe la linea di base del clima ed è per questo che non ci sono mai stati due anni di El Niño uguali. La Niña è il lato opposto dell'oscillazione meridionale di El Niño. Se El Niño è un evento caldo, la Niña è un evento freddo, anche se alcune regioni si riscaldano. Come ho già detto, El Niño si verifica quando gli alisei equatoriali si allentano, ma durante la Niña gli alisei diventano ancora più forti. Considerate El Niño come un'interruzione della normalità e la Niña come la normalità, ma leggermente migliore nelle Americhe. Gli alisei soffiano ancora più acqua calda dalle coste del Sud America verso l'Asia, provocando una maggiore risalita di acqua fredda e ricca di nutrienti vicino alle Americhe. Per la pesca, questo può produrre una frenesia alimentare e se vi piace il salmone, siete fortunati. Durante la Niña, le specie d'acqua fredda come il salmone si avventurano in acque tipicamente più calde, dove normalmente non possono sopravvivere. Lo stesso vale per i calamari, nel caso in cui preferiate i calamari. Nel frattempo in Asia l'afflusso di acqua calda equatoriale produce condizioni di umidità, l'opposto della siccità sperimentata durante El Niño, causando un picco di cicloni tropicali. In Nord America la corrente a getto viene spinta più a nord. Questo provoca siccità negli Stati Uniti sud-occidentali e piogge nel Pacifico nord-occidentale. Nel 2022 la Niña ha aggravato una mega siccità nel sud-ovest degli Stati Uniti, rendendola la peggiore negli ultimi 1200 anni. Guardate questa immagine del lago Mead, dove si trova la diga di Hoover. L'area chiara è l'anello normalmente coperto dall'acqua. Ora, con tutto questo parlare di alisei e correnti a getto, vi starete chiedendo come la Niña influisca sulla stagione degli uragani. A seconda del luogo in cui si vive, le notizie sono buone o cattive. L'Atlantico è spesso teatro di una stagione degli uragani molto più severa durante la Niña, perché lo spostamento della corrente a getto produce una maggiore instabilità atmosferica nell'Atlantico meridionale, ma nel bacino del Pacifico si registrano meno uragani, a dimostrazione di quanto questi effetti regionali possano essere drasticamente diversi. Tuttavia, per gli abitanti del Pacifico, El Niño ha l'effetto opposto alla Niña. Nel frattempo, nella costa pacifica del Sud America non si vedono le acque calde del periodo natalizio che un tempo spingevano i pescatori a chiamare El Niño della Navidad. Durante la Niña, il clima in Perù e in Cile diventa più freddo e secco, producendo talvolta gravi periodi di siccità. Il nord del Brasile, invece, diventa più umido nei mesi da dicembre a febbraio e le pianure della Bolivia possono subire inondazioni catastrofiche. In Africa, le condizioni negli anni della Niña sono sostanzialmente l'opposto di quelle che si verificano durante El Niño. L'Africa orientale tende a sperimentare condizioni più secche della media, mentre il sud tende a essere più umido della media. A che punto siamo ora nel ciclo ENSO? Al momento la National Oceanic and Atmospheric Administration ha dichiarato la fine di un lungo anno e mezzo di La Niña. La conclusione si basa sulla misurazione della differenza di pressione atmosferica superficiale nel Pacifico occidentale e orientale, una metrica nota come indice di oscillazione meridionale equatoriale. L'ultima lettura è stata di appena 0,1, in calo rispetto all'1 di un anno fa, il che significa che le condizioni sono tornate praticamente alla normalità.
Abbiamo parlato fino ad adesso delle condizioni di tutti quei paesi e zone del mondo che si affacciano sugli oceani interessati all'ENSO. Invece, riguardo all'Europa e alla nostra Italia? In Europa può portare a inverni più freddi e secchi al nord e più umidi al sud. L'Europa meridionale, compresa l'Italia, può sperimentare condizioni meteorologiche più calde e secche rispetto alla media. Con la siccità attuale che stiamo affrontando non è una buona notizia e dovrebbe sicuramente far preoccupare il governo. Gli effetti di El Niño sull'Europa e sull'Italia sono generalmente meno diretti rispetto ad altre regioni come l'America centrale e il Sud America. Tuttavia, per il periodo che stiamo passando, non sottovaluterei l'evento. Prima di passare alle conclusioni, abbiamo notato dai nostri dati che molti di voi apprezzano i nostri video ma non sono iscritti al canale. Ti invito a iscriverti e ad attivare la campanella per non perderti nessun video e dare il tuo personale contributo al canale. È ancora presto per dire qualcosa di definitivo, ma ci sono già indicazioni che un El Niño si verificherà nel 2023. Attualmente il NOAA prevede una probabilità del 60% che El Niño si manifesti entro l'autunno. Ciò avrebbe notevoli ripercussioni e l'India sta già avvertendo i suoi cittadini di potenziali condizioni di siccità. C'è un altro motivo per aspettarsi un El Niño nel 2023, anche se basato esclusivamente sull'esperienza passata. Da quando abbiamo iniziato a tracciare i dati negli anni 50, non c'è mai stato un periodo di più di 4 anni senza un evento El Niño, quindi se non ce ne sarà uno nel 2023 segnerà il primo intervallo di 5 anni senza un evento El Niño. Per me questo è un ottimo esempio di come lo studio dei cicli climatici possa aiutarci a prepararci e a favorire la sopravvivenza umana, non solo su questo mondo, ma potenzialmente anche su altri mondi, perché uno degli aspetti affascinanti dell'ENSO è il livello di conoscenza che ne ricaviamo sui complessi sistemi climatici della Terra. Comprendere l'interconnessione del clima del nostro pianeta sarà fondamentale se vogliamo insediarci su altri pianeti o addirittura terraformarli. Se alla fine gli esseri umani intraprenderanno l'enorme compito di terraformare Marte, Mercurio, Venere o la Luna, o forse anche un esopianeta da qualche parte nella Via Lattea, il nostro successo dipenderà probabilmente dalla nostra capacità di comprendere i vari input e cicli che collegano i sistemi climatici e le biosfere. Quel giorno può sembrare lontano, ma non è mai troppo presto per iniziare a sognare. Ecco quindi un'introduzione approfondita sull'oscillazione meridionale e il Niño. L'ENSO può essere un ciclo molto distruttivo per le popolazioni animali e umane del nostro pianeta, ma la vita non è altro che adattarsi alle condizioni del pianeta. È probabile che il 2023 aggiunga un altro tassello alla crescente documentazione su questi eventi. Grazie per aver visto questo video. Ti invito a lasciare un mi piace se ti è piaciuto il video e a commentare cosa ne pensi di questo El Niño. Ringraziamo tutti gli iscritti per il supporto e ci vediamo alla prossima qui su Spaziomatic.